7 aprile, provincia di Bologna. Mentre familiari e amici rendono l'ultimo saluto a Davide Fabbri, nelle campagne intorno a Budrio, da una settimana, è in corso una caccia all'assassino del barista. Non ci sono certezze sull'identità del killer. Nei giorni seguenti all'assassinio, le forze dell'ordine non si sono sbilanciate, ma la sensazione è che un ricercato numero uno ci sia già, e non è un rapinatore normale. Si tratta di Igor Vaclavic, il protagonista delle ultime 24 ore. Le ricerche dei carabinieri sono partite immediatamente dopo l'omicidio Fabbri e nelle ultime ore si sono intensificate. Siamo qua nelle campagne di Budrio e stiamo partecipando alle ricerche insieme ai cacciatori di Calabria. Schivano! Schivano! Uno degli obiettivi delle ricerche sono casolari abbandonati proprio come questo, dove si pensa possa essere nascosto l'omicida di Davide Fabbri. Tutto parte da qua, dalle campagne della bassa bolognese, dove le distese verdi si alternano ai casolari abbandonati, posti isolati, poco abitati, tranquilli, dove sembra che il tempo si sia fermato e dove si è fermato anche qualcuno che cercava un posto efficace per nascondersi. Infatti, è proprio in questa zona che da una decina d'anni si muove come un fantasma Igor Vaclavic, un personaggio che sembra uscito da una riedizione del film Rambo. Il diavolo? Abbiamo visto il diavolo. Lo chiamano Igor il Russo o Igor il Ninja, ha 40 anni, potrebbe essere un ex militare. Nonostante due arresti e un mandato di espulsione, Igor Vaclavic ha seminato il terrore tra le province di Ferrara e Bologna. Nel 2007 minaccia gli agricoltori vestito da ninja, con una bandana in testa e armato di arco e frecce. Se non trova soldi ruba salami e mortadelle, ma c'è poco da ridere, perché è spietato. Arrestato nel 2007 in un casolare abbandonato, già nel 2010 esce dal carcere e riprende con le rapine. Non più arco e frecce, ma un'ascia e un casco da motociclista. Lo arrestano di nuovo lo liberano dopo 3 anni. Il mandato di espulsione non serve a niente. Nel 2015 Igor il Russo diventa capo di una banda. 3 persone si uniscono a lui, gli slovacchi Ivan Pajdiek e Patrick Ruzzo e il romeno Costantin Fitti. Questi delinquenti ci guardano e fanno finta che per caso passano, ma guardano e sanno tutto di noi. 4 rapine in un'estate e un morto sulla coscienza. Ad Aguscello, in provincia di Ferrara, perde la vita Pierluigi Tartari. La nostra vita è cambiata totalmente dall'11 settembre del 2015. L'uomo viene aggredito alle spalle da 3 uomini, viene rapito e portato in un casolare. Verrà ritrovato 15 giorni dopo, morto. L'atrocità. C'è stata una folle volontà di uccidere, guidato dall'ignoranza e dalla crudeltà. Crudeltà e ignoranza di pari passo. Tutti i componenti della banda vengono arrestati, tranne Igor. Io ho degli incubi durante la notte, ombre che vagano. Le stesse ombre che continua a vedere Alessandro Colombani, aggredito da Igor il Russo e dalla sua banda la sera del 26 luglio 2015. E cosa è successo quella notte? Quella notte ero andato fuori a cena e verso l'1:15 più o meno sono rientrato a casa, sono entrato da qui, da casa mia. E ho chiuso il cancello, ho messo la macchina in garage. Alessandro Colombani viene aggredito da 3 uomini con un bastone. È stata la prima bastonata e ho visto i fulmini negli occhi e poi hanno continuato a bastonare. Ora istintivamente, umanamente, fai così, ti proteggi la testa, ho cominciato a chiamare aiuto, aiuto, via, via, via. E mi hanno fratturato la mano, le bastonate, perché ho un'invalidità del 5% che la mano non la chiudo più. E poi avevo sangue ovunque. Mi hanno bendato con il nastro adesivo, quello grigio da carrozzieri, imbavagliato 4 giri, legato le mani dietro la schiena, mi hanno legato le caviglie e i piedi, poi mi hanno trascinato fino al fondo al giardino. Poi ho sentito le mani che andavano in tasca, ora mi hanno preso, sentivo il cellulare, hanno preso il portafoglio,
Poi ha preso il bancomat e mi ha detto: dacci il codice segreto del bancomat e se no ti massacriamo. E gliel'ho dato. Il bancomat ho prelevato dopo una ventina di minuti a Ferrara, 250. Ora mi sono trascinato fino qui, seduto per terra a grattare, mi sono segato quasi una mano, sono riuscito, ho tolto quello dagli occhi, allora mi sono buttato per terra e ho gattonato fino in garage, fino dal garage tutto il giardino in mezzo alla ghiaia con i gomiti e le ginocchia. E sono andato in casa, sono corso in casa e ho chiamato il 112. E Igor era presente perché era il capobanda. E sono sapere loro hanno che confessato, qua in giro... confessato quando sono stati arrestati per Tartari. Loro hanno detto che Igor era lui che decideva i posti. E lui ha deciso perché era qua un posto tranquillo e sicuro. Quindi non so quanto tempo mi hanno guardato, io non me ne sono mai accorto. Cioè, mi sembra sempre di vedere delle ombre. È una cosa che non passerà mai, eh. Te la ricorderai per tutta la vita perché io tutti i giorni ci penso e mi viene sempre in mente. Se anche per una frazione di secondo non ti viene in mente, basta che mi guardo la mano e te ne rendi conto. Però sono qui. Sono qui. E purtroppo altri no. Avrei potuto fare la stessa fine. E questo... mi emoziona anche. Potrebbe essere stato sempre Igor il 29 marzo ad aggredire una guardia giurata con Sandolo nel Ferrarese ed avergli rubato l'arma, una pistola che potrebbe essere la stessa ad aver ucciso Davide Fabbri pochi giorni dopo e ad aver causato la morte della guardia ambientale volontaria proprio ieri sera vicino a Porto Maggiore nel Ferrarese. Io ho sempre paura, ma adesso che so che è qua non troppo lontano ho ancora più paura. Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim.